signori e signore, buonasera a tutti. Pirotecnica Padre Pio e Piro Emotions intendono stupirvi con un progetto innovativo, di alta qualità ed assoluta precisione. Suoni, colori, emozioni, un intreccio magico, capace di rendere unico ogni evento. Una fusione tra tecnica e melodia, il cui obiettivo è di farvi sognare. Questa sera verrà realizzata una parte del progetto artistico e musicale che lo scorso 31 luglio a Montreal, Canada, all'International de Feu Loto Québec, la più prestigiosa competizione pirotecnica del mondo, Piro Emotions e Piro Digit Team, con l'utilizzo degli artifici pirotecnici prodotti dalla Pirotecnica Padre Pio, hanno conquistato il Jupiter d'Oro, il premio del pubblico e per la migliore colonna sonora. Tre premi mai aggiudicati in Canada ad una sola azienda in una sola edizione. Vogliamo ringraziare le aziende che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento. Piro Emotions e Pirotecnica Padre Pio per la progettazione, allestimento e realizzazione dello spettacolo. Piro Digit per la fornitura di tutto il sistema computerizzato di sparo impiegato. Alessi e Star Comet Fireworks per la fornitura del materiale cinese. Techno Sound di Padova per la fornitura dell'impianto audio. All Rent per la messa a disposizione delle piattaforme aeree. Ed infine, il Comitato Festa della città di Adelphia e tutti gli enti promotori che sono lieti di offrirvi questo emozionante ed innovativo spettacolo piromusicale intitolato Jukebox Memories. Buona visione a tutti! Signori, buonasera a tutti. Questa sera, su questo palcoscenico, in esclusiva per voi, una storia. La mia storia. Che potrebbe essere anche quella di ciascuno di voi. Basta il suono di un autentico jukebox, con un vecchio disco a 45 giri di vinile, per trasportarmi nel passato. Dagli anni 50 agli anni 80. Un fitto viaggio tra ricordi emozionanti e forti trepidazioni. Io, pin-up degli anni 50, anzi, favolosi anni 50, ricordo quell'epoca per gli sfrenatissimi balli di rock and roll, per l'euforia e la creatività dilaganti. Dentro ognuno di noi tornava scalpitante il desiderio di sentirsi al centro del mondo. You're fine, so kind. I'm on out this world that you're mine. I took my nails out of the river.
Electro Man. What's Greased Lightning? Greased Lightning. Greased Lightning. Greased Lightning. Greased Lightning. I gotta choose them both flying. Anni 60 accolsero cambiamenti e grandiose scoperte. Per dirne una, un giorno come un altro, apprese in TV che fu scoperta la Luna. Per noi giovani del tempo, nuovi valori, nuove aspirazioni, nuovo stile di vita, nuova musica. Vi ricordate il twist? Il rock? Nacque una leggenda. I Beatles. Protagonisti assoluti di ogni nostra serata.
Love me do. Oh, love me do. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Thank you.
No, I can't forget this evening. Mi sento fortunata ad aver respirato quell'aria. L'aria degli anni 70. Mitici anni, dalle tinte forti, che videro in prima linea noi, eterni figli dei fiori, gli hippies. Noi che della libertà e della trasgressione abbiamo fatto una vera e propria filosofia di vita. Ancora una volta, star indiscussa del decennio fu lei, la musica, colonna sonora di ogni emozione quotidiana che non trovò eguali.
l'ultima tappa nel viaggio dei ricordi è negli anni Ottanta. Culla di innovazione nei più svariati settori, dalla tecnologia alla moda alla musica. Da lì a poco avrei infatti abbandonato a malincuore il mio vecchio 45 giri dal suono inconfondibile e quel jukebox sempre acceso nel bar sotto casa. E qui si concluse un'era che coincideva con l'inizio di una nuova. Sicuramente avrei altre meraviglie da raccontare. Tutto è cambiato velocemente, il mondo, noi tutti. Ma decido di fermarmi qui, facendo tesoro di quello che questo viaggio immaginario nel tempo ha rispolverato. Una parte importante della nostra storia.